Amici di Storio Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. Prosegue un'altra serie che ha divertito finora molto i nostri iscritti. Abbiamo ricevuto molti suggerimenti per proseguire la saga dei famigerati bidoni della Serie A. Soprattutto gli anni 80 hanno portato personaggi di grande fascino, ma anche il dopo-legge Bosman negli anni 90 ha regalato storie che sono entrate nel cuore degli appassionati, seppur dalla parte sbagliata. Dedichiamoci allora alla quarta parte della nostra saga dedicata a meteore e bidoni della Serie A. William Prunier. I tifosi del Napoli e quelli del Manchester United se lo litigano come peggior difensore della loro storia. Coi Red Devils fu messo da parte dopo due apparizioni e i tifosi fecero un appunto a Sir Alex Ferguson. Come non ricordarsi che sui giornali francesi, quando militava nell'Auxerre, Prunier sparò il titolone «So come fermare Klinsmann» alla vigilia del match col Monaco. Risultato: Monaco-Auxerre 4-0, 4 gol di Klinsmann. Campanelli d'allarme che non allertarono però neanche il Napoli, che nella stagione della disastrosa retrocessione del 1998 provò a puntare sulla sua presunta esperienza internazionale. 6 gol subiti contro la Roma è una pagella memorabile della Gazzetta dello Sport. Una quercia in difesa, nel senso della staticità. Se ne andò in Scozia agli Hearts e non andò molto meglio. Jocelyn Blanchard. Nella stagione 1997-98 il campionato francese è uno dei più emozionanti di sempre. Si giocano il titolo fuori dal circuito tradizionale delle grandi, il Lens e il Metz, che perde la volata pur avendo chiuso a pari punti. Tra i gioiellini della squadra c'è Jocelyn Blanchard, centrocampista che può essere utilizzato sul versante di destra, ma anche come centrale. Elegante palla al piede, gioca un'ottima amichevole in estate contro il Newcastle e sembra in grado di poter fare cose importanti. Sarà un colossale equivoco, il francese rimedierà solo un pugno di presenze, dimostrandosi lento e inadatto per il nostro football, in una stagione che segnerà il tramonto della Juventus Lippiana. Vioral Nastase. Nel 1981 il Catanzaro ha appena ceduto al Napoli il beniamino dei tifosi, Massimo Palanca, e cerca un colpo ad effetto per la sua sostituzione. E lo individua in Vioral Nastase, ex gioiello della Steaua Bucarest, che ha accettato di restare fermo un anno per poter attraversare la cortina di ferro e andare a giocare all'Ovest, in Bundesliga. I calabresi versano 400 milioni di lire al Monaco 1860, nonostante l'avvertimento del tecnico della formazione tedesca, Kaplemann, che bolla Nastase come poco incline al sacrificio e quasi ingovernabile. La sua risposta fu eloquente: a quell'animale di Kaplemann risponderò ogni lunedì, mandando il giornale con le notizie dei miei gol. Ciao bestia, scriverò, firmato Vioral Nastase. L'avventura in campo in realtà non durò molto, dopo un gol al Como rimediò una frattura alla tibia, figlia della sua abitudine di giocare senza parastinchi, e la cosa praticamente finì lì, con Catanzaro che sotto la sua regia divenne una città notturna alla pari di Parigi. L'allenatore dei calabresi, Bruno Pace, una volta raccontò: «Mi avevano avvertito che era ubriaco in discoteca, andai subito a controllare e lo trovai sotto il tavolo, sfatto. Mi offrì da bere», scrissero sul giornale, «ero andato anch'io a bere con lui e scoppiò un casino indicibile». Jens Lehmann. Nel 1998 il Milan considera chiusa l'esperienza da titolare di Sebastiano Rossi e per blindare la porta decide di puntare su un profilo internazionale. Jens Lehmann è uno dei portieri emergenti del calcio tedesco, fresco di esordio in nazionale, dove in carriera arriverà a 61 presenze. Qualcuno ha qualcosa da eccepire sul carattere un po' bizzarro di questo numero 1, che una volta nella sua ex squadra, lo Schalke, ha deciso di tornare in tram tra primo e secondo tempo, dopo essere stato sostituito in un match contro il Bayer Leverkusen, semplicemente uscendo dallo stadio e andando a casa come un tifoso qualsiasi.
Al Milan le cose non vanno meglio, particolarmente difficile un match contro la Fiorentina a San Siro, che porterà il comico Claudio Bisio a coniare lo slogan «Lehmann, se ce le hai, usale». Verrà messo rapidamente in soffitta per lanciare alla ribalta Cristian Abbiati, che esordirà subito con uno scudetto. Soren Skov. Giugno del 1982, l'Avellino lavora molto bene sul mercato ed è una presenza fissa in Serie A. Per restare ad alti livelli, la società vende pezzi pregiati per poi sostituirli efficacemente. È il turno di Juari, che passa per 2 miliardi di lire all'Inter, e il 29 giugno arriva un giovane danese, Soren Skov. È nel giro dell'emergente nazionale del suo paese, reduce da 25 gol segnati in Belgio, dove gli irpini lo pescano dal Cercle Bruges. La coppia con Barbadillo sembra promettere fantasia e gol, e lui parte subito segnando in Coppa Italia. Poi, dopo 5 giornate senza reti da titolare, la palla passa al nuovo tecnico irpino Fernando Veneranda, e Skov finisce nel dimenticatoio, nonostante un'altra doppietta in Coppa Italia contro la Roma. René van der Eyken e Jan Peters. Dopo la promozione del 1982, il Genoa parla olandese e piazza due ottimi colpi in prospettiva. Due olandesi suggestivi per quello che il calcio Orange aveva saputo produrre nel decennio precedente, e soprattutto ricchi di talento. Peters si prenderà addirittura l'appellativo di olandese volante. Van der Eyken sarà titolare in una stagione che garantirà la salvezza al Genoa. Purtroppo a tradire entrambi saranno gli infortuni. Peters, massacrato da ginocchia fragili che gli permetteranno di collezionare 53 presenze in rossoblu, molto a intermittenza. Van der Eyken sarà invece titolare per un'intera stagione, ma il sacrificio lo farà in nazionale con un grave incidente che gli permetterà poi di vestire solo altre 3 volte la maglia del grifone. Gordon Cowans e Paul Rideout. Anche loro rigorosamente in coppia, la famiglia matarrese sceglie di parlare inglese nella stagione dello storico ritorno in Serie A dopo 15 anni, nel 1985. Entrambi arrivano dall'Aston Villa. Cowans è un esperto centrocampista che con i Villans ha addirittura alzato al cielo la Coppa dei Campioni. Rideout è un giovane attaccante che si dice possa diventare l'erede di Mark Hatley. Le cose andranno diversamente, le abitudini d'oltremanica sembrano troppo lontane rispetto agli standard italiani, tanto che i due manifesteranno grande stupore per alcuni particolari come la pasta verde, che altro non è che le celeberrime orecchiette con le cime di rapa. Seguirà una retrocessione immediata, ma Cowans e Rideout resteranno altri 2 anni anche in Serie B, e a Matarrese rimarrà l'infatuazione per l'Inghilterra, tanto che, ritrovata la Serie A, sarà lui a portare David Platt in Italia. E tu? Avresti inserito altri giocatori in questo elenco? Scrivilo nei commenti. Nel frattempo, non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!